Venni in questo universo il perché non sapendo, né il donde, com'acqua che scorre, volente o nolente, e da esso uscirò, come vento nel deserto, che soffia, volente o nolente, non so verso dove. La luce di Andromeda impiega 2.500.000 di anni per raggiungere il nostro pianeta. Se oggi fossimo su Andromeda, vedremmo la luce partita dalla Terra 2.500.000 di anni fa. Una luce che porterebbe in sé le immagini dei primi protagonisti della nostra storia evolutiva, che in Est Africa stavano muovendo i primi passi. La comparsa degli esseri umani fu la conseguenza fortuita e contingente di migliaia di eventi collegati, uno qualsiasi dei quali avrebbe potuto svolgersi in maniera diversa, dirottando la storia su un percorso alternativo che non avrebbe condotto all'intelligenza di tipo umano. Hans Reck è un giovane vulcanologo e paleontologo di origini bavaresi. Nel marzo del 1914 torna in Germania dopo lunghi mesi di scavi nella gola di Olduvai, situata in quello che allora era territorio coloniale tedesco e da poco scoperta dal connazionale Wilhelm Katwinkel. Nell'Europa del tempo il primo conflitto mondiale era alle porte. Gli stati si stavano armando e le parate militari erano sempre più frequenti. Ma un'altra disputa, molto meno sanguinaria ma altrettanto violenta, era in pieno svolgimento, quella tra evoluzionismo e creazionismo. Reck torna da Olduvai con dei resti fossili, degli appunti sulla suddivisione stratigrafica del sito in diversi livelli o bed, e una straordinaria scoperta. Decide di mostrare al mondo, in una conferenza che terrà a Berlino nello stesso mese, il suo ritrovamento, l'uomo di Olduvai, OH1.
OH1 non è solo il primo fossile umano scoperto a Olduvai, è uno scheletro completo di un essere umano, dalle caratteristiche morfologiche insolitamente moderne. Ed è stato ritrovato nel Bed 2, in quello strato così antico nel quale erano stati rinvenuti fossili di faune pleistoceniche, risalenti a più di 1 milione di anni fa. La notizia corre veloce, investendo il mondo scientifico europeo e nordamericano. E già il 3 luglio l'antropologo statunitense George McCurdy scrive: "The human skeleton came from the next to the lowest horizon. Number two. It's not only in a good state of preservation, but is likewise practically complete." Quella di OH1 è una storia affascinante, alimentata da continue dispute sulla sua posizione stratigrafica e di conseguenza sulla sua datazione. Ma è anche un enigma che resterà insoluto per gran parte del XX secolo. La Prima Guerra Mondiale ha inizio, coinvolgendo appieno anche le colonie tedesche in Africa e dunque i siti di scavo, compresa la gola di Olduvai. Le ricerche e i dibattiti scientifici si fermano fino agli anni 20. La vecchia Deutsche Ostafrika, l'Africa orientale tedesca, passa agli inglesi e diviene la colonia del Tanganyika. A questo punto entra nella nostra storia un personaggio cruciale, il giovane Lewis Seymour Budzett Leakey, un inglese nato e cresciuto in Kenya, che fresco dei suoi studi antropologici e archeologici a Cambridge è affascinato dall'importanza e dalle contraddizioni legate alla scoperta di OH1. Lewis decide di recarsi per la prima volta ad Olduvai assieme alla moglie Frida Avern e allo stesso Hans Reck. Vuole dimostrare che Charles Darwin aveva avuto ragione già nel lontano 1871 nell'intuire l'origine africana della nostra specie. Lewis è affascinato dalla gola. Decide di creare proprio lì la base stabile della sua ricerca, il Leakey Camp, dove vivrà e lavorerà prima con Frida Avern e successivamente assieme alla seconda moglie, la londinese Mary Douglas Nicol, che sarà la protagonista di scoperte sensazionali. Mimi naitwa Makimba, ne momo Makimba. Leakey wanasema Leakey. Alafu bana yake Leakey. Yani nasema Leakey ni mwanamke yake Mamsa. Alikuwa anashimba mtoni kama sisi. Negli anni prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, le ricerche a Olduvai erano state frammentarie e senza particolari scoperte. For almost 30 years, Lewis and Mary Leakey found a high concentration of stone tools in the gorge. And they knew that the artifacts must have been made by early man, hominids. But for reasons that we don't know, they did not find the tool maker. È il 1959. Proprio nel sito FLK, dedicato alla prima moglie di Lewis, Mary Leakey dissotterra il cranio eccezionalmente ben conservato e quasi completo di un ominide. Si tratta del famosissimo OH5, autentica pietra miliare della storia della paleoantropologia moderna. They called this hominid Zinjanthropus boisei,
now known as Paranthropus boisei. In the catalog, this is known as Olduvai hominid 5 or OH5. Lewis e Mary sono convinti d'aver scoperto il toolmaker, l'artefice di tutti quegli utensili in pietra trovati in quasi 30 anni di scavi, ma la gola ha appena iniziato a rivelare i suoi tesori nascosti. Following as the discovery was in Anthropos, the Leakeys made other discoveries. It is as if the Pandora box was opened, because a year later they found Homo habilis. Actually, three remains of Homo habilis, and not very far from where they found Zinganthropus. Nel 1960, Mary Leakey e il figlio Jonathan scoprono i resti di OH7, anche noto come Johnny's Child, costituito da una mandibola quasi completa, alcuni resti del cranio e ossa della mano. Le caratteristiche più avanzate di Homo habilis rispetto a Paranthropus boisei fanno così cambiare idea ai Leakey. Il tanto cercato toolmaker non è Zingi, non è OH5, ma Homo habilis. La fama scientifica di Lewis e Mary diviene altissima. Olduvai Gorge is naturally one of the best known archaeological, paleoanthropological sites in the world. And this is because back in the 1950s, Lewis Leakey and his wife Mary Leakey dedicated a great deal of their time to exploring Olduvai Gorge for remains of tools as well as fossil remains of our ancestors. La prima datazione a radiocarbonio di OH1, giunta solo nel 1968, conferma che il reperto ha in realtà un'età recente, circa 10.000 anni. Non si tratta quindi di un reperto di grande valore paleontologico, ma la sua scoperta ha comunque portato a risultati straordinari. Grazie al casuale ritrovamento di OH1 e al lavoro dei Leakey, Olduvai diventa il crocevia di tutte le ricerche paleoantropologiche mondiali. And with the discovery in 1959, on July 17, of what is known as Zinganthropus, or the Nutcracker Man, the attention of paleoanthropology was very dramatically shifted from South Africa to Eastern Africa. And this was an important event because sites in Eastern Africa, situated with the Great Rift Valley, are sites that could be dated using geology, argon dating, so we knew how old these sites were. There was direct association between stone tools and early human ancestors. And this really ignited, it sparked a great interest in Eastern Africa, and other scholars like myself began to think about working in Eastern Africa at other places. Il Rift Valley è una valle lineare che è dovuta a un processo di sprofondamento della crosta terrestre, a sua volta generato da delle forze estensionali applicate alle masse continentali. Le Rift Valley sono delle strutture che possono svilupparsi per decine, centinaia, fino a migliaia di chilometri. L'esempio classico è proprio la Rift Valley che si sviluppa in Africa orientale e che, partendo dalla parte più settentrionale dell'Etiopia, nella depressione della Far, si sviluppa verso sud in territorio etiope fino ad entrare in territorio del Kenya, dividendosi in due settori, un settore occidentale che ospita i grandi laghi
come il Tanganyika e Malawi, e un settore orientale che appunto prosegue in territorio keniota e poi va a finire in territorio della Tanzania. One of the really exciting things about Olduvai is that it is down below a wonderful volcano, Lamorut, which goes up, and a series of other ones, which are all the product of the Rift Valley and all the rifting that went on in East Africa. And so you've got layer after layer of all that ash which came pouring out and the lava which came pouring out of these volcanoes. And each layer is recording an unbroken sequence. I prodotti che vengono emessi dai grandi apparati vulcanici vanno poi a depositarsi al di sopra dei sedimenti che possono essere ad esempio deposti all'interno di un lago o da fiumi, e quindi forniscono dei marker che sono normalmente molto ben riconoscibili anche per grandi estensioni areali, e marker che sono facilmente databili e quindi costituiscono degli orizzonti che ci permettono di avere delle indicazioni importanti sull'età delle varie sequenze di sedimenti che si ritrovano all'interno della Rift Valley. The Leakeys realize that without a good control of the stratigraphy, they would not be able to place their finds into a proper chronological sequence. And therefore, they invited a geologist by the name of Richard Hay. According to Richard Hay, there are 7 stratigraphical units, which are bed 1, bed 2, bed 3, bed 4, the Masek beds, the Ndutu beds, and the Nasiusiu beds. Gli strati più antichi della gola di Olduvai, risalenti a circa 2 milioni di anni fa, si sono deposti sul fondo di un lago alcalino poco profondo, oggi scomparso. Gli studi geologici dimostrano che l'estensione del lago è stata molto variabile nel tempo, seguendo le oscillazioni climatiche tra periodi più umidi e periodi più secchi. Attorno al lago si sviluppava un eterogeneo mosaico di ambienti, che comprendeva aree alberate, acquitrini ricchi di piante acquatiche, zone più aperte con distese erbose. Proprio come accade oggi, questi ambienti attiravano grandi quantità di animali, enormi bovidi dalle corna ricurve, giraffe, pachidermi, grossi babbuini, antilopi e gazzelle. Animali che trovano i loro corrispondenti ecologici attuali nelle faune dell'Ngorongoro Conservation Area e del vicino Serengeti National Park, ecosistemi che sostentano la più imponente comunità di grandi mammiferi selvatici dell'intero pianeta. È in questo mosaico di ambienti, attorno all'antico lago di Olduvai, che circa 2 milioni di anni fa, alcuni tra i primi rappresentanti della nostra linea evolutiva, quella degli ominini, mossero i primi passi. La casualità ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione umana, ce l'ha in realtà nell'evoluzione in generale, perché le mutazioni genetiche insorgono spontaneamente, si dice casualmente perché non nascono per gli effetti che avranno. Le derive genetiche, questi meccanismi di spostamenti di piccole popolazioni generano effetti casuali, ma più in generale sono i fenomeni ecologici che rendono l'evoluzione un processo contingente, dove diverse dinamiche vengono ad incontrarsi e danno origine a degli effetti imprevedibili e imprevisti.
L'evoluzione umana è un emblema fantastico di questa storia, perché noi siamo figli dell'instabilità ecologica. Non saremmo qui se non ci fosse stata la Rift Valley che ha separato in due gli ecosistemi africani, se non ci fosse stato l'inizio delle oscillazioni climatiche che hanno generato questi continui cambiamenti ambientali. E Olduvai, da questo punto di vista, è un esempio bellissimo, perché si trova proprio esso stesso scoperta casuale e contingente nel posto giusto al momento giusto, cioè proprio al limitare di queste dinamiche ecologiche. Sono 150 anni, poco più, che andiamo alla ricerca delle nostre origini in maniera scientifica. Il classico disegno che rappresenta l'evoluzione umana come una sequenza di nostri antenati, uno appresso all'altro, è sbagliato. In realtà l'evoluzione umana è un percorso complesso, un groviglio, un cespuglio articolato di forme che si sono succedute nel corso del tempo. Per esempio a Olduvai noi abbiamo tracce molto chiare di un passaggio decisivo, una fase cruciale nell'evoluzione umana. Non è appunto all'interno di una sequenza, è all'interno di questo groviglio, ma all'interno di questo groviglio individuiamo, proprio dalle parti di Olduvai o comunque in Africa orientale, un momento nella nostra storia che possiamo fissare, tanto per dire una cifra semplice, intorno a 2,5 milioni di anni fa, un momento in cui compare il genere Homo. Cosa vuol dire il genere Homo? Vuol dire che sono comparse delle forme molto simili a noi, ancora più simili di quelle precedenti, che iniziano a fare cose che possiamo definire umane. Le australopitecine, che per milioni di anni si erano adattate agli ambienti misti di una foresta frammentata, devono nuovamente adattarsi a un ambiente nuovo, che è un ambiente più aperto, più arido, che corrisponde più o meno alle attuali savane. Le australopitecine a quel punto tendono ad adattarsi in due modi molto diversi. Da un lato ci sono i parantropi, ne troviamo un esempio bellissimo a Olduvai. Dall'altro ci sono i primi rappresentanti del genere Homo. Now, in terms of hominid and archaeological record, in Bedouin you have two hominid species. You have a Paranthropus boisei as well as Homo habilis. Le caratteristiche di questa specie sono in primo luogo dei denti molari e premolari di dimensioni enormi. L'idea che per molti anni ci eravamo fatti era quella che queste fossero forme specializzate in una dieta a base di tuberi, a base di radici. Un'analisi condotta nel 2012 sui denti del Paranthropus boisei ha messo in evidenza che, analizzando i rapporti isotopici di alcuni elementi stabili del carbonio, che la dieta di questo parantropo, a differenza di quanto si era creduto fino ad allora, non era una dieta basata su cibi coriacei. Pertanto il famoso schiaccianoci, come era stato denominato appunto il boisei, è diventato un primate ruminante. Perché? Perché il segno isotopico che abbiamo trovato è quello tipico delle piante C4, cioè le piante che sono presenti in ambiente di savana e che hanno bisogno di poca acqua per
condurre appunto la fotosintesi. La dieta di forme come queste qui quindi rappresenta una specializzazione ad una nicchia molto particolare che si sono trovati a utilizzare probabilmente per non entrare in competizione con l'altra forma di ominini che viveva più o meno negli stessi ambienti in quel periodo. I primi rappresentanti del genere Homo si adattano allo stesso ambiente, alle stesse difficoltà, sottoposti alle stesse sfide ambientali, si adattano in una maniera completamente diversa. Iniziano a sfruttare una risorsa disponibile nell'ambiente e che raramente viene sfruttata dalle scimmie. Diventano dei mangiatori di carogne. Quindi alimenti molto ricchi da un punto di vista energetico, e questo probabilmente è stata una delle ragioni che ha permesso di sostenere degli organi estremamente costosi dal punto di vista metabolico, in primo luogo il cervello. Qui il cervello comincia a crescere, la scatola cranica incomincia a gonfiarsi, molto poco in questo caso, in seguito aumenterà sempre più. È un fenomeno che noi chiamiamo encefalizzazione, cioè lo sviluppo del volume encefalico, quindi della scatola cranica, quindi del cranio, caratterizzerà tutta l'evoluzione del genere Homo, a partire dai primi 2 milioni di anni, 2 milioni e mezzo di anni fa, fino alla comparsa di Homo sapiens 200.000 anni fa, 2 milioni di anni dopo almeno. Bene, quindi proprio a Olduvai troviamo le tracce dei primi rappresentanti del genere Homo, che hanno cambiato i denti, incominciano a mostrare un cervello un po' più grande, iniziano a nutrirsi di carne più di quanto ne facessero i loro contemporanei, i loro antenati o i nostri parenti scimmieschi, e soprattutto iniziano a costruire manufatti. When you look at this piece of rock, to the uninitiated man, it would look like a naturalish piece of rock. And indeed, when you have not had the training, you would not consider this to be an artifact. But when you take trouble to look at it, you will find that there has been a deliberate attempt to remove a fleck this way, as you can see. And yet they went further and they removed a second fleck. And then finally, they removed another flake. Nature could not have done this. Previously, before it was picked up by whoever modified it, it was lying in a riverbed. And it was collected by early man and decided to shape it in such a way that it would have this edge, an edge that could be used for breaking a piece of bone in order to access the marrow. Cioè per produrre quel nutrimento, estrarre il nutrimento da quelle carcasse, da quei carogne di cui parlavamo poco fa. This piece of artifact belongs to the older one. Now, when you look at the Acheulean, you find that you have different tools, a lot more different tools. For instance, this one, known as the hand axe, is
characteristic of the Chulian, which followed the older one. And as you can see, this is a lot more advanced because not only does it have two sharp edges, but it has a pointed tip that could be used for many purposes, including probably digging out tubers and roots. All right? C'è un ingresso della tecnologia, della capacità di produrre manufatti, della capacità di ottenere cibo attraverso degli strumenti anche piuttosto elaborati e ricorrenti, ma sono strumenti elaborati e ricorrenti che tendono a rimanere stabili nel corso del tempo. E malgrado gli strumenti rimangano stabili per 1 milione di anni e per un altro 1 milione di anni, totale 2 milioni di anni, le forme umane nel frattempo cambiano, e guidate da due fenomeni fondamentalmente: il fenomeno dell'encefalizzazione e la diffusione geografica. L'altro ennesimo fenomeno che si verifica con la comparsa dei primi Homo in Africa orientale intorno a 2 milioni e mezzo, 2 milioni di anni fa, è proprio l'inizio di una diffusione geografica su larga scala. Quindi l'Africa e l'Eurasia diventano uno sterminato territorio nel quale si disegnano le traiettorie complicate dell'evoluzione umana. In questo groviglio di forme attribuibili al genere Homo, distribuite su uno scenario ampio che è quello dell'Africa e dell'Eurasia, compare a un certo punto la nostra specie Homo sapiens. Questo certo punto può essere molto preciso: 200.000 anni fa, nuovamente in Africa orientale. Sappiamo, grazie sia ai dati molecolari ma anche ai nuovi rinvenimenti paleantropologici, che non solo la nostra specie è nata in Africa. Il primo studio famoso è il famoso studio dell'Eva mitocondriale, che appunto, analizzando questo tipo particolare di DNA che viene trasmesso unicamente dalle madri ai figli maschi e femmine, per cui soltanto per linea materna, indicava chiaramente che la nostra origine era unica, recente e africana, per cui a supporto di uno dei due modelli paleantropologici basati sui resti fossili, che indicava l'autovefrica come il modello più giusto. In questo grande quadro, in questa grande mappa biogeografica, si vede benissimo il ruolo della contingenza ambientale. Noi diventiamo capaci di occupare nicchie ecologiche nuove in modo opportunista, molto flessibile, proprio perché abbiamo imparato ad uscire dall'Africa assecondando e seguendo questi contingenti cambiamenti del clima. Quindi noi siamo figli della instabilità, non della specializzazione a un ambiente che è sempre stato lo stesso. La culla africana ci ha tenuto con sé per 4 milioni di anni, e poi da zone vicine a Old Dubai abbiamo cominciato ad uscire fuori dall'Africa e a diventare poi i padroni del pianeta, fino all'Australia e le Americhe. È qui che, con la comparsa di Homo sapiens in Africa 200.000 anni fa, forse inizia davvero
un fenomeno che possiamo davvero chiamare evoluzione culturale. I nostri antenati solo in questa fase hanno le caratteristiche che consentiranno un rapidissimo cambiamento sotto il profilo culturale, e questo faciliterà molto la sopravvivenza della nostra specie anche a confronto con altre specie umane, come ad esempio i Neanderthal, su vari territori, e la sua rapidissima evoluzione, quella che ha portato fino a noi, quella che ha portato a 7 miliardi di individui che popolano il pianeta e che devono rendersi conto che solo attraverso un ulteriore scatto di evoluzione culturale potranno gestire al meglio questo straordinario potere che hanno su se stessi e sull'intero pianeta. The question is, who are we? We are the egocentric species, Homo egocentricus. We think about ourselves more than anything else in the world. Siamo l'ultimo virgulto di una storia declinante, nel senso che 2 milioni di anni fa c'erano 10-12 specie umane divise in vari generi, ma anche soltanto 100.000 anni fa c'erano probabilmente 4-5 specie umane. Nell'ultimo periodo siamo rimasti da soli, quindi siamo un genere in declino perché una sola specie ha occupato i posti ecologici di tutte le altre. Esattamente, siamo una specie biologica che fa parte dell'ordine dei primati, con delle caratteristiche estremamente peculiari. La possibilità di riflettere sulla nostra esistenza, la possibilità di riflettere sulla nostra storia evolutiva e la possibilità anche di guardare in prospettiva. So we are a creature with words who can ask these sort of questions. Even if there's no reply, we can still ask them. Siamo dei mammiferi di grossa taglia che hanno la tendenza a cacciare in gruppo, ma anche a raccogliere i prodotti della natura. Siamo dei primati, siamo una delle 400 specie viventi di scimmie, una specie che ha acquisito un modello particolarissimo di deambulazione, il bipedismo, e che a un certo punto ha iniziato a usare le mani per fare qualcosa di nuovo. E questo si è affiancato uno sviluppo particolare del nostro cervello, che è legato a delle forme di socialità nuove e alla nostra capacità di diffonderci. You can only come to one conclusion, and that is that we are thieves. We are professional thieves. We thieve. We steal the niches of other animals. That is our speciality. So to come to that, we are actually the descendants of Homo. Thank you. Ah, descendants. We're human beings.